Il rogo è partito proprio lungo la strada che collega Valderice ed Erice, nei pressi dell'ingresso nell'area demaniale di San Matteo e Gianguzzi, nel versante nord della montagna. Le fiamme sono arrivate vicino a un'abitazione che si è ritrovata praticamente avvolta dal fumo. Ma il pronto intervento delle squadre, addetto allo spegnimento, ha scongiurato il peggio, permettendo di domare l'incendio prima che prendesse consistenza, iniziando la sua risalita verso Erice, spinto dal forte vento di Gregale. Le fiamme, partite a quanto pare proprio dal ciglio della strada, di probabile matrice dolosa, sono state notate dal personale della forestale in servizio nella torretta di avvistamento di Misericordia e dai volontari del distaccamento di Erice del Soccorso, che si sono accorti dell'incendio proprio mentre stavano percorrendo la strada per Valderice durante il giro di controllo nell'ambito dell'attività di protezione civile, fatta assieme ad altre associazioni per conto del comune di Erice, proprio per controllare la montagna e segnalare subito la presenza di roghi. Ed è stato proprio l'essersi accorto immediatamente delle fiamme, intervenendo con rapidità, ad avere fatto ieri sera la differenza. Nel giro di pochi minuti le squadre di spegnimento, con uomini della forestale arrivati con due mezzi e l'unità della protezione civile del soccorso e di SOS Valderice con i moduli antincendio, si sono messe prontamente all'opera, riuscendo a domare l'incendio, bloccandone la risalita verso il versante dei Runzi, proprio sotto il balio di Erice, dove avrebbe potuto fare seri danni. Sul posto sono arrivati anche una pattuglia della Polizia Municipale di Erice e i Vigili del Fuoco. Un intervento, insomma, rapido e ben coordinato, che ha evitato il peggio, visto che il rogo è divampato in serata attorno alle 21, il che non avrebbe permesso l'intervento dei Canadair. E se l'incendio avesse preso consistenza, per la montagna di Erice sarebbero stati guai seri. Ma questa volta la prontezza di avvistamento del rogo e la tempestività di intervento sono riusciti a fare la differenza, evitando l'ennesimo scempio ambientale ed una notte di apprensione nel centro abitato ericino.